tre spunti di riflessione ulteriore che emergono dalla discussione. Allora, il primo è questo, è una provocazione che è emersa anche quando abbiamo fatto il nostro convegno dal professor Nicoletti. Il clandestino non nasce clandestino, quando sbarca e chiede protezione già non è clandestino. Questa parola tra l'altro è bruttissima, no? Se ci pensate. Perché noi temiamo che invece la modifica della protezione umanitaria possa diventare una fabbrica di persone che si ritrovano sul nostro territorio regolarmente? Perché alla fine, che cosa succede? Quando termina il percorso senza il riconoscimento di una protezione, che magari prima veniva riconosciuta, noi abbiamo delle persone che sono potenzialmente passibili del cosiddetto foglio di via. Ma il foglio di via, non so se voi l'avete mai visto, è un invito che fa la questura a lasciare il nostro paese. Con quali soldi? Verso quale direzione? La Svizzera che li rimanda indietro, la Francia che li manda indietro, il mare a nuoto tornano. È evidente che in questo modo sì, si creano i cosiddetti clandestini, usando una parola che a me non piace assolutamente, e che sono merce, sia diventano merce purtroppo, sia per chi può utilizzarli per la commissione di piccoli reati di spaccio, ma soprattutto anche nel lavoro nero. E qui era la provocazione del professor Nicoletti di venerdì scorso, se, per chi c'era, perché a noi serve il lavoro nero, ma lavoro nero vuol dire anche minor sicurezza sui luoghi di lavoro, attenzione, e quindi un altro tema che ci conduce contro la sicurezza che invece il decreto vuole tutelare. Minori stranieri non accompagnati, il problema è all'interno della norma che modifica il progetto SPRAR, perché dà una data secca di termine ultimo al programma di accoglienza anche del minore straniero non accompagnato, quindi sembrerebbe che non prevede più il cosiddetto prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. Anche qui, secondo me, dobbiamo aspettare un attimino i regolamenti attuativi, però scritta così com'è, è giusto l'allarme che ha lanciato la Garante per l'infanzia.